Agrigento, al Museo Archeologico Regionale Pietro Griffo, è attualmente visitabile una mostra di sculture di Francesco Messina, intitolata L'eco del classico. Si tratta di 58 opere dell'artista siciliano conservate presso lo Studio Museo di Milano, che hanno raggiunto Agrigento e sono esposte fino al prossimo 21 febbraio. Lo scrittore ed editorialista de Il Messaggero e del Corriere della Sera Matteo Collura, che ha conosciuto e apprezzato Francesco Messina, presentandolo anche a Leonardo Sciascia, ha visitato al mattino di oggi la mostra, offrendo dunque al nostro microfono una preziosa testimonianza. Francesco Messina era un siciliano che però aveva vissuto moltissimo a Firenze, a Roma, a Milano e da giovane credo non avesse molta memoria della Sicilia, perché lui partì da Linguaglossa, in provincia di Catania dove era nato, partì che aveva 8 anni e partì da lì perché suo padre voleva portare la famiglia in America. Allora si partiva per l'America in bastimento e si fermarono a Genova. A Genova il padre aspettò di fare quattrini per poter comprare i biglietti per la traversata e fu la fortuna di Francesco Messina, perché al cimitero di Staglieno conobbe degli artisti artigiani che sono, diciamo, che lavorano per le sculture del cimitero eccetera, e questo fu la sua fortuna perché lui imparò lì i primi rudimenti della scultura. Poi partì dalla Sicilia, ripeto, abitò per moltissimo tempo a Firenze dove conobbe la sua moglie Bianca, e abitò a Roma, abitò a Milano. Gli ultimi anni, ecco, si ricordava della Sicilia, delle sue di Linguaglossa, ecco, gli tornava alla mente la Sicilia continuamente, come accade quasi con tutti quelli che sono, diciamo, appartengono alla diaspora. Alla fine poi è come viene fuori questo desiderio di tornare alle origini. Questa scultura è importante per la biografia di Francesco Messina perché risale al 1985-86. In quel periodo lui aveva smesso di scolpire per 2 o 3 anni. Conobbe la danzatrice Savignano e credo che l'abbia sia andata a trovarla in studio, e il volto, il corpo della Savignano gli fece tornare la voglia di scolpire. Lui ormai aveva le mani rovinate da un'artrosi terribile, però riuscì a fare questa scultura che è un documento importante, ripeto, per la biografia di Francesco Messina. Proprio in questa occasione il Corriere della Sera mi mandò in casa di Francesco Messina a intervistarlo, proprio perché aveva ripreso a scolpire, ed è nata una grande amicizia che durò fino a quando lui morì abbastanza anziano, per fortuna sua, sui 93 anni. E io portai Leonardo Sciascia, durante una sua visita a Milano, portai Sciascia a conoscere di persona Francesco Messina. I due si ammiravano vicendevolmente. Francesco Messina era un appassionato dei libri di Sciascia, e Sciascia era appassionato dell'opera scultorea di Francesco Messina. E lui gli regalò, mi ricordo, una scultura molto una specie di donna che scappa da qualche cosa, insomma, una donna aggredita da qualcosa, insomma, potrebbe essere anche dalla natura stessa. Comunque è una donna che scappa con questo panneggio molto evidente, e Sciascia se la portò a Palermo in braccio, questa scultura abbastanza pesante perché era alta almeno 30 centimetri. Ecco. E qui c'è il ritratto di Quasimodo, celebre ritratto di Quasimodo, che fu molto amico di Messina. Messina conobbe tutti i grandi scrittori e poeti del dopoguerra, da Montale a Quasimodo a Ungaretti, fu amico di tutti e fu uno scultore importantissimo. Ci sono anche qui due terracotte meravigliose che ritraggono una donna che lui amò moltissimo, si chiamava Bianca e fu sua moglie, che morì e lui rimase vedovo per alcuni anni, e quando conobbe la Savignano era già vedovo di anni. Queste sculture dimostrano chiarissimamente l'aggancio di Francesco Messina con la scultura classica, con la scultura greca del IV-V secolo. Qui ci sono due
ragazzini al mare, in atteggiamento di forse stanno pescando, non so, ma ricordano moltissimo le sculture di Vincenzo Gemito. E questo era proprio un periodo straordinario per l'arte pittorica e scultorea italiana. Ma mi viene in mente un altro episodio che riguarda Messina, la sua biografia e la mia, perché quando compì 90 anni io andai a trovarlo per festeggiarlo assieme ad altri amici e lui mi regalò una testa di cavallo molto bella. Io gli ho detto: ma scusa, sono io per il tuo compleanno a doverti regalare qualcosa? Ma lui mi ha detto: no, questa vorrei che tu la conservassi. E durante una visita di Sciascia in casa Messina, in via Cesariano a Milano, lui, e questa casa era settimo, ottavo piano e guarda tutto il parco di Milano, una casa molto luminosa. Durante una conversazione, credo un pranzo, c'era la figlia adottiva di Messina, Paola, si parlò del monocolo di Racalmuto, il pittore d'Asaro. E la figlia Paola ebbe un'espressione molto intelligente, oltre che simpatica. Disse: sì, questo pittore d'Asaro che io non conosco è chiamato il monocolo di Racalmuto e sarà il monocolo di Racalmuto, ma Sciascia è il binocolo di Racalmuto.